Insomma, le sirene, se baila da ovunque, e che dire, Movida grande col insomma, Pampa. grande movida. E poi soprattutto, ecco, Enrique Iglesias ci fa sempre bailar, se vogliamo dirla così, anche alle 19:36. Allora, vai con Dicevo, sì, il i nostro risultati. Stefano ci ha introdotto insomma la classifica, no? E ai risultati. Come diceva, sono tutti risultati 2 partite 3-4, altre 2 5-6. È stato Arsenal 3, Lokomotiv 4, Borussia Roma 5, Manchester United 6, Yellow Submarine 5, Giovani Marmotte 6, Wolfpack 3 e Fieri ma non troppo 4. La classifica è Giovani Marmotte a 6 punti, che è la capolista con 2 vittorie. Giovani Marmotte le ricordiamo perché è stata la squadra contro cui abbiamo perso in Supercoppa di Lega ed è la squadra da battere. Il Lokomotiv seconda con 4 punti. Il Lokomotiv l'abbiamo affrontato in Champions League l'anno scorso e la ricordiamo soprattutto per il portiere che ha vinto i premi come miglior calciatore, Fortissimo, veramente miglior portiere di forte, Serie A e miglior portiere anche dei Champions. Poi Manchester United ha 4 punti, anche lei, è la squadra che abbiamo appena affrontato. Poi abbiamo noi, Borussia Roma, a 3 punti. Il Wolfpack a 3 punti, è la nuova squadra che diceva il presidente, e l'abbiamo affrontata in un sì, amichevole pre-campionato, che abbiamo esatto. vinto, se non sbaglio. Abbiamo vinto e sì, tra l'altro. Volevo sottolineare una cosa che, come diceva anche in collegamento il presidente, per quello che riguarda il Wolfpack, è stato espulso anche il bomber. Quindi, chissà che con questa milizia, sia il bomber dei Fieri, ma non troppo, che Esatto, The del Wolfpack. Wolfpack, non abbiano delle giornate di squalifica da scontare. Quindi, aspetteremo anche il giudice Sì, sportivo. sicuramente una, perché prossima squadra è Fieri, ma non troppo, la squadra che affronteremo. Qui mancherà il numero 9, se non sbaglio, perché almeno Esatto, una giornata dopo un rosso bravo. diretto ci sta. Subito dopo, a 0 punti, abbiamo l'Arsenal, che abbiamo vinto la prima giornata 2-0. Tra l'altro è stata, da quando sto qui a Roma 3-0, questa seconda stagione, la prima volta che ho avuto la porta in battuta, che E non è successo. questo è un ottimo È traguardo, direi. successo l'anno scorso una giornata a Spitalieri, che Sì. giocava lui, che abbiamo vinto di molto. Non ricordo la squadra, ma era tipo un 14-0, una delle nostre partite a Sì, valanga, 13-0. 13-0. Quest'anno è molto più difficile perché purtroppo le squadre in Serie A sono più forti, purtroppo per Sì. noi, ma i portieri anche sono molto molto più bravi, molto più forti I e risultati anche più tirati, quindi non è sì, i facile, ecco. risultati anche più tirati, però Quest'Arsenal comunque. comunque che sta a 0 punti, ma è una squadra che comunque merita molto. È stata, diciamo, sfortunata a incontrare un buon Borussia e anche un buon Lokomotiv, che Sì, esatto, perché comunque non subisce mai grandi passivi il Lokomotiv. no, è un portiere veramente bravo. Poi comunque la squadra è sempre stata compatta e insomma c'è da Chi può dire dipende. che sono temibili come squadra, quindi staremo a Chiude vedere. questa classifica lo Yellow Submarine, la squadra del presidente. L'abbiamo incontrata a 0 punti. L'abbiamo incontrata l'anno scorso in Champions e abbiamo vinto alla fine stentando di un gol di scarto. Stentando, è stata una bella partita, Yellow San Marino è una bella se non sbaglio. squadra che Nella fase a gironi. comunque ci mette il cuore. Sì, assolutamente. Poi, come diceva il presidente, una squadra che ci mette il cuore, una squadra abbastanza compatta. Poi certo, comunque i risultati non arrivano anche purtroppo per problemi, insomma, magari legati anche a sfortune varie, perché Sì, comunque. anche perché sono tutte squadre, siamo quasi tutte squadre di prima fascia, quindi Esatto, intanto saltano sempre. salutiamo Francesca che è arrivata qui, la nostra fotografa e Che ci ha intervistatrice. promesso lunedì prossimo anche una intervista a fine partita live, che E poi trasmetteremo qua. andiamo. E quindi, insomma, Davvero un bel campionato tirato sarà. Come davvero un bel campionato, davvero tirato. piace a noi. Di buon livello, ma anche corretto. Un bel campionato tirato di buon livello e corretto, che Ma comunque la base del rispetto è sempre quella principale, ragazzi. Non,
quando andate e scendete sul campo, mi raccomando, dovete essere sempre rispettosi dell'avversario, rispettosi comunque anche di chi avete di fronte, degli avversari, perché comunque c'è sempre da dire che vince sempre il rispetto, non è vero? Esatto. No, noi non scorderemo mai di ripeterlo e di farlo presente. Ma insomma, il presidente ci ha un po' spiegato anche le origini di questa associazione. Noi abbiamo fatto anche un riepilogo, insomma, della classifica dei gol della giornata. Adesso entriamo nel dettaglio nella partita che abbiamo appena svolto della Borussia contro Manchester. E qui tutti Esatto. quanti aspettiamo le pagelle del Pampa Sozio. Sì, aspettiamo le pagelle perché saranno delle saranno, insomma, sono ormai pronte pagelle che vedono dei voti piuttosto alti. Partiamo dal portiere all'esordio Giorgio Castellucci, lui è classe 93, che comunque una serata un po' sfortunata, anche un infortunio al piede nel secondo tempo. Il risultato 5-6 lo penalizza, ma comunque noi siamo sempre comunque fa parte della squadra, sempre dalla sua parte, ovviamente. Il voto di Castellucci 5. Per quello che riguarda invece la difesa, è una difesa che nonostante i 6 gol, perdonatemi, è una difesa compatta perché sia Fioravanti che Galli hanno fatto molto molto bene. E comunque un Fioravanti che si mette sul 6 e mezzo, mentre un Galli migliore in campo a tutti gli effetti, autore di una splendida tripletta che si rifila un bel 8 in pagella. Praticò invece il numero 6, il neoacquisto dei gialloneri, anche lui bellissima partita, la traversa finale la sua, anche lui un bel 7 comunque per il numero 6 giallonero. Chiudono invece Tacelli, Piggi e Capitano Sozio, appunto il sottoscritto. Il capitano prende un senza voto per aver disputato 5 minuti iniziali. Ma la partita per me era veramente molto molto complicata e difficile, mentre quello che riguardano Tacelli e Piggi, Tacelli ha un voto sempre positivo, anche qui un 7 insieme a Praticò, mentre Piggi, sempre anche lui, grandissimo cuore, realizza il gol su rigore, quindi 3 gol di Galli e uno di Tacelli e uno da calcio di rigore nel finale di Piggi, che è anche lui Piggi un bel 7 e mezzo. Quindi che ne pensi di questi voti? Ho Buone le pagelle, sì, sono d'accordo. lasciato il mister ancora, Cioè, la bomba finale, il mister. la bomba finale del mister. E anche l'altra squadra comunque è stata buona. Dicevo, hanno giocato in 5 contatti, senza cambi. Comunque hanno dimostrato di giocare tutta l'ora di gioco ad alti livelli. Un grande portiere hanno avuto. Piggi ha fatto una marea di tiri, ma tutta la formazione. Io non Esatto. esagero nel dire che abbiamo vinto sui tiri in porta 30-10 o giù di lì. Ma guarda, sono stati 30 tiri sicuramente, poi comunque altri tiri da parte loro ce ne sono stati, ma secondo me una decina, non di più, Sì, di occasioni 30-10 da appunto, gol. perché... Poca concretezza da parte dei ragazzi di Mister Angelini. Il mister, ecco, che abbiamo lasciato, prende come voto un po'. Non è che comunque ha sbagliato, ma rimaniamo sul 5,5. Mister che non raggiunge la sufficienza, si poteva fare ancora qualcosa di più. Certo, Certo. perché l'obiettivo che uno si aspetta era di inseguire le giovani marmotte a punteggio pieno, Esatto, quindi... adesso purtroppo la Siamo classifica quarti, quindi 5,5 ci sta, dai. ci penalizza un pochettino il fatto di questa sconfitta, ma rimaniamo sempre alti, soprattutto a testa alta. Senti Davide, io ti volevo chiedere invece Moro, no Davide, Moro, Oro, dimmi Pampa. Moro, che effetto ti ha fatto questa reazione cioè, contro una squadra comunque così d'esperienza che è il Manchester United, perché c'è stata una reazione nella finale clamorosa. Molto buona, perché noi abbiamo cominciato malino, diciamo, ma non tanto per demerito nostro. È stata l'altra squadra che è partita subito bene, ci ha subito fatto vedere di che pasta è fatta questa Serie A, e abbiamo chiuso il primo tempo sul 4-1. E poi c'è stata un
una rimonta quasi riuscita, perché abbiamo cominciato a fare gol, su azioni. Comunque abbiamo sempre fatto noi la partita. Se ricordi, gli ultimi 10 minuti il portiere avversario prendeva la palla e rinviava coi piedi, come sì, a calcio 11, proprio a mandarla via per non farsi fiscare i 4 secondi e la punizione, perché non sapevano più a chi passare, non trovano più spazi. Noi facevamo un pressing alto, massiccio, e non trova davvero spazi per le ripartenze. Non si trovano spazi, e nel mondo del calcio a 5, quando non si trovano spazi, diventa veramente molto, ma molto difficile e complicato fare la partita. Esatto. Noi abbiamo giocato bene, mi ricordo quel gol di Paolo e quell'altro assist suo per Tacelli, davvero belli. Sul terzo gol di Paolo tu sei scattato dalla panchina, mi ricordo. Sì, c'è stata un'esultanza clamorosa sul gol del 4-5, il momentaneo gol del 4-5. Comunque in un clima veramente freddo, perché fa molto freddo nella sì, capitale, fa molto freddo a Roma, abbiamo sentito ormai a piove anche. Siamo entrati nel quello che riguarda proprio senza frontroni nell'autunno, sì. Siamo passati da quel caldo di metà ottobre inaspettato abbiamo visto anche scaldacollo, maglie termiche. Adesso noi nel corso delle puntate faremo, ripeto, anche dei collegamenti anche con altri campi su in varie parti dell'Italia, perché al nord mi è arrivata già segnalazione di geli, campi gelati, e quindi qua a Roma si prevede un inverno, soprattutto intorno a gennaio-febbraio, veramente veramente molto freddo. Sì, si parlava infatti di questo freddo record. Speriamo bene. Va bene, allora siamo nei tempi, oggi comunque, ripeto, trasmissione purtroppo per voi che ci ascoltate, comunque con passione, purtroppo per noi un po' ridotta. Adesso mandiamo il secondo spazio musicale. Io ripeto, oggi continuo a non saper parlare, mi impiccio continuamente. E la seconda canzone che mandiamo è, diciamo, rimaniamo un po' soft sempre perché l'altra settimana l'avevamo lanciata, però comunque per problemi tecnici non si era ancora sentita. Sempre il trio romano Fabi Silvestri Gazzè con L'amore non esiste. Adesso lo lanciamo comunque, che ci piace molto come canzone, esatto, ovviamente. Perché è il momento relax, che i negozi sono chiusi, 19:49, certo, c'è tram di fuori sicuramente. Noi dal bunker non assistiamo, noi non a questo. Possiamo assistere a nulla, siamo bunkerati qua sotto. Stiamo bene però, quando la sala l'hanno rimessa a posto, si sta davvero bene qui. Sì, manca sì, la porta, assolutamente. Intanto ci arrivano anche i messaggi prima dello spazio musicale. Grandi. Dei tifosi, perché comunque mi sembra giusto di salutare i tifosi che sono all'ascolto e ci stanno ascoltando. Oggi gli ascolti sono sempre comunque abbastanza alti per essere la fascia oraria che va dalle 19 alle 20/20:15, 20:30. Comunque, dicevo, salutiamo i nostri tifosi che ci ascoltano, ci